crescita, innovazione, ricerca, competitività. E questo è il quadro che noi stiamo sviluppando. Oggi tra l'altro è la giornata mondiale dell'ambiente e quindi la vera sfida profonda è, con l'intelligenza e il sapere, trovare le condizioni perché le nostre tecnologie possano assicurare un mondo migliore. E quindi oggi misurare l'intelligenza che troviamo dentro il certo business e trovare le condizioni perché di qui si possa caricare la batteria di un sistema che vuole sfidare il futuro e stare nel futuro. È un fatto straordinario, in questi anni abbiamo investito molto sul collegamento, sul riallacciare i fili di un sistema universitario nei centri di ricerca e delle imprese, mettendo al centro l'impresa. E il fatto che siano nate molte start-up dalle queste intelligenze, soprattutto diventino vere imprese per stare sul mercato, ecco, questo è quello che dobbiamo fare per stare sul mercato del mondo, quindi la sfida è doppia. E noi abbiamo la fortuna di avere un sistema che sa mettersi in gioco nei momenti di difficoltà, reagire. Mi pare che l'esempio del terremoto sia un esempio virtuoso di come questa comunità vuole reagire alle difficoltà e rilanciare delle opportunità, quindi usciremo dal terremoto migliori di prima, più robusti, più energetici di prima. Questa è la sfida e ovviamente dal terremoto all'Emilia Romagna, dall'Emilia Romagna all'Italia, perché noi dobbiamo puntare a riportare l'Italia in una competizione internazionale attraverso uno dei motori che il Presidente del Consiglio ha riconosciuto, che è il motore dell'Emilia Romagna.